Walter Caporale, presidente dell'associazione Vegani Italiani. Ti facevo già presidente al mio posto. Animalisti Italiani, scusa, vedi, chissà cosa vuol dire. È un auspicio. Chissà cosa vuol dire. Che ci si unisca, grazie. Ma già lavoriamo insieme. Mi dispiace. Chissà cosa vuol dire. E poi qui lui presenterà insieme a questa bellissima ragazza che molti di voi conosceranno perché l'avranno vista in televisione, con il capello un po' più corto, fondamentalmente con il capello un po' più corto, accanto a Sebastiano Somma, in televisione loro, poi vi faccio raccontare da lei, non rubo troppo tempo. Diamo la parola prima a Walter. Ok, la parola a Walter e poi a Loredana. Grazie, io intanto vi faccio i complimenti perché credo che questa iniziativa stia avendo molto più successo dello scorso anno, quindi è un ottimo auspicio, vuol dire che stiamo crescendo e lo si vede dal fatto che non so quanti di voi sanno che martedì prossimo sul canale satellitare digitale terrestre Gambero Rosso inizierà un programma che si chiama Né carne né pesce, in cui si parlerà di veganismo. E ci saranno dei testimoni, dei personaggi vegetariani o vegani, il pubblico sarà carnivoro che dovrà dare un parere sul cibo vegetariano o vegano che verrà offerto. Questo è il cambiamento lo vediamo adesso, qui intanto vedete un po' di nostre iniziative, poi ne vedrete anche altre a volume intero. Il cambiamento lo vediamo anche col fatto che il primo quotidiano italiano, La Repubblica, nei mesi scorsi ha pubblicato per 12 settimane l'enciclopedia della cucina vegetariana, una cosa che sarebbe stata impensabile. Lo vediamo dal fatto che è uscito un libro, non so chi di voi lo conosce, un libro che si chiama Sotto la pelle di Michel Faber, che io vi consiglio di leggere, edizione Einaudi, in cui vengono capovolti i ruoli. Gli assassini sono gli extraterrestri che non si nutrono di animali, si nutrono sulla terra degli uomini. In questo libro si racconta esattamente questo: gli extraterrestri vivono nascosti sul nostro pianeta, catturano le persone palestrate in forza, le allevano, le fanno ingrossare, dopodiché le uccidono. Con questi uomini che si chiedono: ma perché ci trattano così? Che cosa abbiamo fatto di male? È un libro sconvolgente, però è un libro di fantascienza o fantapolitica che capovolge la situazione attuale. Noi ci divertiamo nella nostra indifferenza a non voler vedere i mattatoi e la sofferenza dei mattatoi. In questo libro vediamo che nei mattatoi ci sono gli uomini. Noi stiamo lanciando tantissime campagne, l'ultima campagna l'abbiamo lanciata con Loredana Cannata, ve ne parlerò, poi ve ne parlerà lei, vi faremo vedere il servizio. La campagna è Vegan Beauty, è una campagna che sta riscuotendo un successo incredibile, non so se Loredana lo sai, siamo sul mensile Natural Style di questo mese, la settimana prossima usciremo su Confidenze, la settimana scorsa siamo usciti su Donna Moderna, se ne sta parlando sempre di più. Dopodiché io mi permetto di alzarmi, ma soltanto per farvi vedere questa maglietta, questa è una frase che non si conosce, è una frase che per me è la più bella che esista al mondo, perché non l'ha detta Walter Caporale, non l'ha detta Sauro, non l'ha detta Loredana Cannata, l'ha detta Leonardo da Vinci. Allora, quando noi raccogliamo le firme o facciamo informazione, veniamo contestati, veniamo considerati dei fanatici, dei pazzi. Ebbene, Leonardo da Vinci, di cui sta per iniziare su Sky la seconda stagione della serie Da Vinci's Demon, ha detto: non mangio niente che abbia un cuore. Leonardo da Vinci è lo stesso personaggio pubblico che ha detto una cosa meravigliosa: verrà un giorno nel quale gli uomini giudicheranno dell'uccisione di un animale come oggi essi giudicano quella di un uomo. Che cosa c'è di più bello? Per me questa è la verità. Io, come dico, noi abbiamo qui in fondo uno stand, è vero che quest'anno c'è un afflusso pazzesco, c'è incredibile di persone, tra l'altro vi invitiamo a firmare agli stand qui, ma dovunque, per favore, la campagna europea Stop Vivisection, c'è una direttiva, dovete firmare, le firme si raccolgono fino a metà ottobre in tutta Europa, per favore firmate, non costa nulla, diffondete il materiale, fatelo. Stiamo vedendo che c'è un successo pazzesco. Quando la gente ci contesta, ci dice: ma voi che cosa siete? Siete dei pazzi fanatici. Allora noi citiamo Leonardo da Vinci, noi citiamo Einstein,
che ha detto che era vegetariano. Einstein ha detto: solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero. Allora noi abbiamo degli esempi meravigliosi, abbiamo gli esempi di Martin Luther King, che era vegetariano ma non si è detto, adesso ricorrevano i 50 anni dalla sua uccisione nel 63, non si è detto che Martin Luther King era vegetariano, non si dice che Einstein era vegetariano, che lo era Leonardo da Vinci, che lo è stato il Mahatma Gandhi, che lo era Tolstoi, lo sono tanti personaggi pubblici che hanno fatto la storia, perché vedete, io non lavoro per gli animali. Veramente mi auguro di poterlo fare dall'anno prossimo, faccio un altro lavoro e sono orgoglioso di dirlo, però credo che la cosa più bella al mondo sia quella di lottare per chi non si può difendere. Allora c'è chi ci dice: ma voi siete estremisti e poi non siete coerenti, le vostre scarpe sono di pelle. Mi dispiace, non è vero, perché così come Sauro Loredana, noi come animalisti italiani Onlus abbiamo rilevato il gatto con gli stivali, che è un negozio che ha fallito a Roma. Adesso noi nella nostra associazione diciamo: non è vero che non si può essere coerenti, noi abbiamo borse non in pelle, cinte, scarpe, prodotti cruelty free che trovate anche qui, che potete trovare sul nostro sito gattocoglistivali.it, su animalisti.it. cioè, la coerenza si può fare tutti i giorni. La coerenza più bella, poi mi dovete scusare, sapete qual è? È l'esempio, è l'esempio che dobbiamo dare essendo positivi. Qui voi state vedendo alcune nostre iniziative, qui siamo stati aggrediti da un allevatore di un canile lager a Trasacco in Abruzzo, c'erano 500 cani tenuti in un capannone, dopo 8 anni di processo il canile ha chiuso, siamo stati aggrediti a un allevamento di visoni con Striscia la Notizia. Noi facciamo azioni dirette non violente, ma lo facciamo sempre con il principio della non violenza. Però vi dico anche una cosa: per favore, svegliamoci, cioè cerchiamo di capire che gli animali non si possono difendere da soli, gli animali sono l'ultima ruota del carro, se non lo facciamo noi, loro non possono farlo. Allora i cacciatori ammazzano, uccidono, il 15 settembre riapre la caccia dopo le preaperture, fate anche voi qualche cosa. Sabato 14 settembre la Lega Abolizione Caccia organizza una manifestazione nazionale a Firenze contro la caccia, venite anche voi, venite alle manifestazioni, raccogliete firme, impegnatevi, parlate, organizzate incontri vegetariani, vegani, perché è con l'esempio che noi stiamo cambiando il mondo, è con l'esempio che adesso l'Eurispes e l'Istat dicono che i vegetariani e i vegani in Italia sono il 6%, il 7%, l'8% della popolazione. Stiamo crescendo in maniera esponenziale e questo Vegan Fest, di cui voi siete gli artefici, lo dimostra, ma ripeto, il nostro esempio è la cosa più bella. Allora io non parlo oltre, se Sauro è disponibile io vi farei vedere adesso il lancio della... questo è l'allevatore che ci ha aggredito, l'allevatore di un canile lager. Io bloccherei adesso queste immagini delle nostre iniziative, tra l'altro le trovate anche sul nostro sito, vi farei vedere il lancio della campagna Vegan Beauty con Loredana Cannata. Trovate il materiale, se lo volete, gratuito, i volantini, gli adesivi qui allo stand degli animalisti italiani qui in fondo. E per chi di voi vuole, ci sono dei nostri volontari, c'è Vladimiro che è un nostro volontario storico da 30 anni, c'è Carmine, lasciateci la vostra email, lasciateci il vostro telefono, perché noi abbiamo il coraggio di organizzare iniziative dirette non violente. Noi ci assumiamo la responsabilità di quello che facciamo, ma permettetemi di dirvi una cosa, bisogna anche avere il coraggio di provocare. Il mese scorso abbiamo contestato la sfilata di pellicce di Jean-Paul Gaultier, siamo stati aggrediti e picchiati, e ve lo faremo vedere dalle bodyguard. Abbiamo contestato quel criminale assassino che è il sindaco attuale di Roma, che è un ex vivisettore. Lo abbiamo contestato e ci siamo inimicati, la classe dirigente, la cosiddetta sinistra da bere italiana, che ha eletto un sindaco vivisettore a Roma. Lo abbiamo contestato, non dicevamo votate Alemanno, dicevamo non votate un criminale assassino vivisettore, perché il sindaco di Roma ha torturato scimpanzé negli anni 90, è stato cacciato dagli Stati Uniti, non è vero come vi dice il PD o lui o il neo amante degli italiani Renzi, che lui ha lasciato l'America per tornare in Italia. Lui è stato mandato via, abbiamo i documenti,
perché per irregolarità amministrative il 55% dei romani non ha votato, purtroppo è stato eletto questo sindaco che ha le mani insanguinate, che sicuramente non ama gli animali. Lo abbiamo contestato con il coraggio delle nostre azioni. Chi di voi vuole fare queste azioni dirette non violente, alla luce del sole, sempre con la non violenza gandhiana, per cui non bisogna mai provocare o aggredire o picchiare le persone, si può unire a noi, ci potete dare la vostra email, il vostro telefono, perché questo serve, questo è quello che fa la pita nel mondo, questo è quello che adesso fa Loredana Cannata, questo è quello che fa Paul McCartney, che fa Kim Basinger, Anastasia Kinski, Pamela Anderson. È Red Canziani che viene qui lunedì a presentare il... Ah, viene oggi, sono contentissimo perché sapevo che doveva venire lunedì, perfetto. Cioè, fatelo anche voi, non tiratevi indietro, non aspettate che siano gli altri a farlo. Allora, se Sauro può mandare il servizio sulla nostra campagna, poi diamo anche la parola alla nostra nuova testimonial Loredana. Grazie prima di tutto di essere qui. Questa è una vera e propria rivoluzione. Diventare vegani è un atto rivoluzionario e d'amore universale che crea davvero, ma davvero, un mondo diverso, un mondo migliore. Diventare vegani, la scelta vegana è una cura verso noi stessi, verso tutta l'umanità, verso il pianeta e verso queste creature sensibilissime, meravigliose e martoriate e seviziate che sono gli animali. L'uomo è in un percorso evolutivo. Qualche secolo fa abbiamo scoperto che il mondo non era il centro dell'universo. Ora, anche per salvare noi stessi, dobbiamo capire che l'uomo non è il centro del mondo. La scelta vegana ci ricorda questo e ci insegna il rispetto per tutti gli esseri viventi. La scelta vegana aiuta la nostra salute perché sappiamo che le maggiori malattie del nostro tempo derivano dall'alimentazione. Il professor Umberto Veronesi non fa che ripeterci che la carne è cancerogena. Latticini e derivati sono tossine. Tutti questi elementi, perché non sono alimenti, sono per di più intrisi della chimica, del dolore e del terrore, delle creature che sono state sacrificate inutilmente per questa cosa. Per di più la scelta vegana può appunto contribuire ad un'alimentazione adeguata per tutta la popolazione mondiale. Come diceva prima Walter, produrre carne ha dei costi di energia, di risorse, di acqua incredibili che il pianeta non può sostenere per una popolazione mondiale che va crescendo. E l'ultima cosa, che per me però è la prima e di cui ormai ci dobbiamo rendere conto, è che non possiamo trucidare, torturare miliardi e miliardi di animali. Il loro dolore soffoca questo pianeta. Dobbiamo capire che sono esseri viventi, creature che hanno lo stesso nostro diritto di stare a questo mondo. Sono creature sensibilissime. Non laviamoci la coscienza pensando gli animali non sentono niente. Gli animali sentono mille volte più di noi. Ogni dolore è 100.000 volte più forte del nostro. Forse lo possiamo solo paragonare a come sentivamo quando eravamo piccoli, quando il dolore che ci arrivava, perché la violenza è verso tutte le creature che non si possono difendere. Quando siamo bambini il dolore che ci arriva è interminabile, è incomprensibile, è immenso. Questo sentono miliardi di animali. A noi adesso tocca fare questo passo evolutivo nella storia dell'uomo. Dobbiamo diventare vegani per noi stessi, per l'umanità, per il pianeta e per tutti gli animali di questo mondo. Perché diventando vegani si crea davvero un mondo migliore.
e se diventiamo vegani diventiamo anche più belli, più buoni e più sani. Eccola, un grande applauso a Loredana. Siamo qua come animalisti italiani per ricordare che Leonardo da Vinci, Einstein, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Malcolm X erano vegetariani perché hanno scelto di difendere la vita, hanno scelto di difendere gli animali. È una scelta di una donna bellissima come Loredana che sarà di nuovo in autunno in televisione con un caso di coscienza 5, ma ci sono anche i nostri amici e le nostre amiche in costume. La scelta del verde è una scelta chiara: go veg, go vegetarian, go vegan, perché vegan is beauty. Si può essere vegani e contribuire a salvare la vita a centinaia di milioni di persone, a centinaia di milioni di animali. Vegan Beauty è una campagna nazionale, ci auguriamo anche internazionale, che vuole contribuire a salvare la vita a centinaia di milioni di animali, ma anche a centinaia di milioni di bambini, di persone che muoiono di fame, perché c'è chi consuma ancora carne, quindi spreca acqua, terreno. Come animalisti italiani OLS ci auguriamo che i vegetariani e i vegani divengano decine di milioni in Italia, in Europa e in tutto il mondo. Da qui la nostra grande campagna con Loredana Cannata. Beh, allora adesso la parola a Loredana. Grazie, anche se ho già detto tutto qui. Però sì, c'erano un paio di cose che volevo dire. Io sono un'attivista da molti anni, ho collaborato con le comunità indigene zapatiste del Chiapas, quelli del subcomandante Marcos per intenderci, e da molti anni accanto ai disobbedienti partecipo a manifestazioni, mobilitazioni, riunioni e quant'altro. Mi hanno arrestata l'anno scorso a Francoforte per la prima mobilitazione europea contro le misure di austerity che ci impongono. Io voglio partire da qui. Voglio partire da questa cosa perché l'essere umano si sente sempre vittima. Ognuno di noi pensa di essere nel giusto e di essere vittima di poteri molto forti. Invece ci dobbiamo rendere conto che noi abbiamo la responsabilità di quello che accade nel mondo. Abbiamo il diritto e il dovere, la possibilità di collaborare a creare un mondo migliore. Dobbiamo renderci conto che quello che succede non succede per un mistero, succede prima di tutto per il nostro disinteresse. Il potere politico ha preso da sempre, fa quello che gli pare, perché a noi non importa nulla fin quando non ci vengono a toccare le cose direttamente. Di economia noi non capiamo niente e a loro conviene che noi non capiamo niente, ma dobbiamo essere noi a renderci conto che dobbiamo uscire dall'ignoranza, perché solo così possiamo aggiustare qualcosa, solo così non possiamo se no lamentarci e basta. Dobbiamo renderci conto che per quanto ci sentiamo delle vittime, noi con i nostri acquisti, con le nostre scelte quotidiane, siamo mandanti di cose atroci, terribili. Dobbiamo renderci conto di questo, e la scelta vegana è qualcosa di molto concreto attraverso cui davvero si fa un mondo migliore. Si dice sempre che chi sogna un mondo migliore, io lo sogno da quando sono piccola, sarà che sono nata il 14 luglio, giorno della Rivoluzione Francese, e quindi questa parola è entrata nella mia vita molto presto. Ho sempre sognato un mondo migliore. Io adesso vi dico questo: sono convinta
che questo non è più un sogno. La scelta vegana è un modo vero per far diventare questa cosa una realtà. Anche perché ci troviamo, signori, davanti davvero ad un bivio. E il bivio è se continuare con l'ingordigia, se continuare... E quando dico questo parlo anche delle nostre vite quotidiane. Perché se noi andiamo a sfogare la nostra rabbia, la nostra frustrazione sulla persona che incontriamo fuori, noi facciamo parte di questo mondo che ci sta ammazzando tutti. Se noi non riusciamo a dare un sorriso a chi incontriamo per strada, facciamo parte del male che sta soffocando questo mondo. La scelta vegana è qualcosa di potentissimo, in ordine decrescente, diciamo, anzi crescente. Parlo degli animali per ultimi perché sono quelli a cui tengo di più, ma diventare vegani prima di tutto è un atto d'amore verso noi stessi, ok? Perché abbiamo, forse qui sfondiamo una porta aperta, però vi invito a riportare poi al di fuori, io lo faccio con tutti, con i camerieri al ristorante, con i baristi ai bar, a tutti comincio ad elencare le cose e a raccontare il perché della scelta vegana. Quindi la nostra salute, il rispetto per noi stessi, l'amore per noi stessi, smettiamo di mangiare queste tossine che ci avvelenano, e questo ci aiuta anche a capire la differenza poi col cibo spazzatura, ci aiuta ad orientarci verso un cibo vero, fresco, le verdure. Questo è un primo importantissimo passo. A me, vi dico, da quando sono vegana sono migliorati tutti i sensi, ma soprattutto il sesto. Io, da che sono vegana, ho come delle antennine, ho delle intuizioni magiche, oserei dire. Quindi un altro passo importante, e non voglio dilungarmi sui vari punti perché poi sono facilmente intuibili, un altro passo importante dell'essere vegano ed essere coscienti che siamo 7 miliardi su questa terra. Allora, noi da quando viviamo questa crisi ci siamo un po' accorti che effettivamente può essere dura la vita quando non si vive nel lusso. Io negli anni, viaggiando per il mondo, mi rendevo conto di come, nonostante a volte sembra che qui siamo in rete alla frutta, siamo in una situazione tremenda, noi siamo nel lato ancora lussuoso del mondo. C'è gente che ucciderebbe per vivere come noi. Non possiamo non pensare a questo, perché siamo collegati. Il mondo è come una nave. Non possiamo, infatti anni fa pensavo, vedi, se noi non ce ne frega niente che gli operai cinesi lavorano per niente, a noi sembra una cosa lontana, non ci possiamo lamentare se poi le aziende vanno ad aprire in quell'altro lato del mondo. Ed ecco che poi un disagio, una mancanza di diritti dall'altra parte del mondo diventa una mancanza di diritti anche da noi. Quindi riflettiamo su questo fatto, su come tutto è collegato, siamo veramente un essere vivente, siamo un corpo che vive insieme. La scelta vegana è la scelta che può garantire a tutta la popolazione mondiale un'adeguata alimentazione, perché mangiare carne, che comunque è deleterio e fa male, è qualcosa che non si possono permettere tutti, perché ha dei dispendi energetici incredibili, per quanto per di più inutili. Quindi è una scelta che mantiene, che sostiene il pianeta Terra. Noi lo stiamo ammazzando, anche qui, non ci rendiamo conto. Io credo che io per prima buttiamo un pezzo di carta, scritto poco, e non ci rendiamo conto, non sempre pensiamo, ragazzi, a tutto quello che c'è dietro. Non possiamo continuare così, il mondo, la Terra ce lo sta dicendo, stiamo arrivando effettivamente ad un punto di rottura in cui davvero dobbiamo scegliere, ma scegliere nel quotidiano, cambiando noi stessi per prime. E quindi la scelta vegana ci aiuta a curare il pianeta Terra, ci aiuta a curare la nostra casa. E venendo alla cosa a cui tengo di più, che sono gli animali, e qui vabbè, sembrerebbe quasi superfluo dirlo, non mangiare nulla che derivi dal loro sfruttamento aiuta ad allevare questo olocausto, questa immensa tragedia che miliardi di animali vivono ogni giorno. Io a volte ho come dire, riesco ad immaginare la grandezza del dolore e le dimensioni di questa tragedia nel mondo, ed è angosciante. Non possiamo più andare avanti in questo modo, anche perché appunto siamo strettamente collegati, e la natura infatti in sé è intelligente e giusta, perché dal dolore che creiamo delle creature fa arrivare a noi
questo dolore, e quindi l'uccisione e le torture di questi animali arrivano alla nostra salute, è tutto connesso, è tutto collegato, non possiamo più non renderci conto di questo. Quindi la scelta vegana è qualcosa di concreto, di vero, per creare un mondo migliore, perché dobbiamo finalmente scegliere, ma quotidianamente, l'amore, ma l'amore con la A maiuscola, ma in tutto, veramente nel perdono, nel capire che è solo questo che può salvarci. E quindi io invito, non so quanti di voi sono vegani, so che però siamo in tanti, sempre di più. Devo dire che nei miei anni di attivismo non abbiamo quasi mai avuto una soddisfazione, le nostre battaglie sono sempre state alla fine sconfitte. Invece per gli animalisti, per gli animali, vedo una luce, perché vedo che c'è una coscienza sempre crescente, più grande, e che mi dà una speranza, perché vedo che una via vera per il cambiamento. Quindi rifletteteci, vi chiedo davvero di farlo, ma di farlo anche per voi stessi, se vogliamo, per i vostri figli, per le generazioni che verranno, per questi esseri straordinari che sono gli animali. Una piccola parentesi, noi pensiamo sempre l'essere umano, anzi per convenienza ovviamente pensa che le bestie non sentono niente. Bene, le bestie, quando è arrivato lo tsunami, non sono morti perché lo hanno avvertito e sono scappati tutti sulle colline. Queste sono le creature che noi pensiamo, se gli do una botta non sentono niente, anzi con brividi vi dico che c'è ancora gente che pensa, come si pensava nel Medioevo, che se dai una botta ad un animale lui reagisce per reazione meccanica, non per dolore. Questo è il mondo in cui ancora viviamo. Ci sono persone, un attore e un regista, quindi non vi sto parlando di ignorante o di chissà che cosa, persone anche con una sensibilità anche artistica, che pensano che se colpisce un animale guarisce per reazione meccanica e non per dolore. Quindi parliamone, se noi abbiamo già una sensibilità è molto importante parlarne con gli altri, è molto importante cambiare un atteggiamento e portare avanti un atteggiamento che sia di perdono, di ascolto. È una rivoluzione che va portata a 360 gradi e che se non la facciamo pagheremo sulla nostra pelle. Grazie. Grazie a Loredana. Allora io, se mi permettete, vi farei vedere adesso un video di 7 minuti su quello che è successo a luglio a Roma, quando abbiamo contestato le sfilate del più grande criminale al mondo di pellicce, che è Jean-Paul Gaultier, che realizza pellicce per decine di stilisti. Siamo stati aggrediti e picchiati. Vi prego di una cosa: chi vuole avere il coraggio di osare alla luce del sole, e ci lasci il proprio recapito con Vladimiro, con Carmine, perché stiamo crescendo, ma bisogna essere sempre più numerosi, avere il coraggio di fare non violenza gandhiana, assumendoci la responsabilità diretta. Dopo questo filmato, se avete domande benvengano, vi voglio dire due o tre cose, ad esempio sul fatto, non so se lo sapete, che con i vostri soldi, con i nostri soldi, la corrida in Spagna viene finanziata e sopravvive. È una cosa di cui non si parla. L'Unione Europea dà 129,6 milioni di euro all'anno alla corrida. Stiamo per lanciare una campagna europea, visto che l'anno prossimo ci sono le europee. Intanto vedete questo filmato e accorgetevi di che cosa significa la violenza. Noi avevamo organizzato un full monte animalista, non so chi di voi si ricorda il film in cui sei disoccupati organizzavano uno striptease per raccogliere fondi, perché erano stati licenziati nell'epoca della Thatcher. Noi l'abbiamo organizzato in maniera animalista, non ci siamo spogliati integralmente, abbiamo fatto questo ballo, poi abbiamo bloccato l'ingresso e siamo stati aggrediti e picchiati dalle guardie del corpo di Jean-Paul Gaultier. Thank you.
Le azioni dirette, non violente, possono sempre sembrare troppo forti, però io vorrei ricordare chi di voi ha visto i film sulla vita di Gandhi, quello che il Mahatma Gandhi ha fatto in India per liberare l'India dal colonialismo inglese. Era esattamente questo, la non violenza gandhiana attiva è quella di avere il coraggio di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Noi non aggrediamo persone, noi alla luce del sole organizziamo iniziative dirette non violente, denunciamo, veniamo denunciati o aggrediti, lo facciamo da anni. Questo è importante perché queste immagini hanno fatto il giro del mondo, addirittura sono state vendute in tutto il mondo queste fotografie. Siamo stati criticati, ma abbiamo ricevuto anche centinaia di migliaia di messaggi di solidarietà, perché molti di voi non sanno che Jean-Paul Gaultier fa le pellicce. Amanda Lear era lì alla sfilata, ha detto: ma insomma, ma questi animalisti cosa vogliono? Ma insomma, vogliono pubblicità. Sapete chi c'era alla sfilata di pellicce? C'era la figlia del pluricondannato Bettino Craxi, Stefania Craxi. C'era l'ex ministro Melandri, che ha beccato il bel incarico adesso al Maxi, al Museo di Roma, perché trombata a Roma in Parlamento, ha dovuto avere un incarico strapagato a Roma a un museo, è andata alla sfilata di pellicce, perché queste persone ritengono che il biglietto gratis, il regalo di Fendi, di Jean-Paul Gaultier, di Valentino, di Dolce e Gabbana, di Cavalli, valga più degli animali. Per noi non è così. Ad esempio, voi lo sapete che il 18 settembre ci sarà di nuovo la settimana della moda a Milano. Io non credo che noi la faremo passare liscia. Voi non sapete, come vi dicevo prima, che noi finanziamo la corrida in Europa, in Spagna, perché l'Unione Europea da anni dà 129,6 milioni di euro per finanziare gli allevamenti di tori da combattimento. Lo sapevate? È una vergogna che i nostri eurodeputati votino queste leggi, questo bilancio a fine anno. Allora, noi abbiamo un'arma: l'anno prossimo, il 25 maggio, ci sono le europee. Noi adesso chiederemo a tutti gli eurodeputati italiani di non votare questo bilancio, chiederemo a tutti i partiti, PD, PDL, PDL-N, SL, eccetera, di non votare questo bilancio, perché è vergognoso che la corrida in Spagna, dove c'è un meno 30% di spettatori, vive grazie alle nostre tasse. E di questo non si parla, non ce ne parla né Berlusconi, né Letta, né Bersani, né Rutelli, né Casini, né i vari ministri, perché noi dobbiamo vivere nella beata ignoranza e sentir parlare tutti i giorni dopo 20 anni di Berlusconi che deve andare dentro fuori il Parlamento, ma non si parla di questi soldi nostri, i soldi nostri. Allora noi da giovedì lanceremo una campagna europea, perché è vergognoso, io non lo accetto, non lo accetto come italiano che le mie tasse servano a finanziare la corrida. Un'altra cosa, 2 settimane fa abbiamo organizzato una festa vegana fuori Roma a Trevignano, c'erano tantissimi animalisti, mentre parlavamo c'era questa cena, Vladimiro c'era, tanto ricordo, chi vuole unirsi a noi per azioni dirette non violente ci lasci l'email e il telefono, alcuni amici nostri animalisti hanno detto: ah sai, sono andato a vedere lo spettacolo al delfinario, che belli, ma i delfini stanno bene. Ho detto: ma scusa, che dici? Insomma, ci siamo accorti che gli animalisti pensano che i delfinari siano una cosa bellissima. Allora è ovvio che noi come animalisti italiani Onlus stiamo per lanciare una grossa campagna, partendo con azioni dirette non violente, contro i delfinari lager che ci sono in Italia, dove addirittura se pagando 150 euro possiamo imparare ad addestrare i delfini, cosa illegittima vietata dalle leggi. Allora di queste cose qualcuno deve assumersi la responsabilità. Io lo faccio in prima persona, lo fa Vladimiro con me da 30 anni, lo fa Carmine, lo fanno in tanti, fatelo anche voi, alziamo la testa, perché l'India è stata liberata da Gandhi con la non violenza attiva. La non violenza, badate bene, non è quella passiva, non è quella del codardo che vede il maltrattamento dei bambini e degli animali e dice: che cattivi. No, la non violenza gandhiana è quella attiva, perché se io vedo una persona con il fucile
che sta per ammazzare un animale o un bambino, che cosa faccio? Gli dico: cattivo, non uccidere quel bambino. No, gli spacco la testa, perché questo diceva Gandhi, è questo che dobbiamo imparare. Dobbiamo alzare la testa con la non violenza, mai violenza nei confronti delle persone, ma non dobbiamo essere indifferenti o girarci dall'altra parte, perché l'indifferenza, ricordiamocelo, uccide più della violenza. I cacciatori odiano gli animali, i vivisettori pensano che serva, i macellai lo fanno di professione, i circensi ci aggrediscono, chi ha gli zoo lo fa per campare, eccetera eccetera. Ma l'indifferenza dell'80% degli italiani, badate bene, è quello che uccide più di tutti. Alziamo la testa, è questo che io vi chiedo di fare. È per questo motivo che abbiamo fondato nel 98 gli Animalisti Italiani Onlus. Noi abbiamo lavorato con la PETA, con Paul McCartney, con Pamela Anderson, abbiamo fatto blitz in tutto il mondo, anche in Sudafrica. La PETA ce lo ha insegnato, bisogna avere il coraggio di osare per chi non si può difendere. Fatelo anche voi, venite al nostro stand, unitevi a noi, se avete domande fatecele, perché noi non abbiamo problemi a rispondere a chi ci dice: ma in questo modo la gente vi odia. No signori, perché io vado in palestra, faccio pesi. Anche l'altro ieri il mio allenatore mi diceva: Walter, ma tu sei pazzo, come pensi di diventare grosso se non mangi la carne? Io vivo a Roma, gli ho detto: io non mangio la carne da 31 anni, faccio palestra 3 volte la settimana, prendo gli aminoacidi e basta, e sto benissimo, sto da Dio, come la Navratilova, come Carl Lewis, che è stato un grande campione mondiale di atletica, che è vegano, e tanti altri. Allora il cambiamento c'è osando e rischiando per gli animali. Se avete domande fatele, perché io credo che noi abbiamo ancora 5-10 minuti, io non voglio parlare. C'era Silvia Bianco, io non la vedo, che è venuta, no, eccola. Silvia, vieni. C'era Silvia Bianco che voleva fare un saluto, sì. È stata la testimonial lo scorso anno. Lei è stata la testimonial della nostra campagna dell'anno scorso, vegana. Così te la presento. Ah. Un applauso a Silvia Bianco. Buongiorno a tutti. Allora, loro hanno detto tutto e di più quello che potevano dire, quindi ciò che posso dire io è semplicemente comunque di continuare sempre con i vostri, con la vostra testa, a seguire il vostro cuore, perché come ha detto prima Loredana, comunque tutto, noi siamo qui per amore, quindi amore in senso più grande che si possa trovare, quindi un amore verso noi stessi, verso i nostri amici, verso chi non è nostro amico, verso i nostri l'ambiente, e ovviamente come amici intendo esseri umani, ma i nostri amici animali, e quindi insomma a me emoziona sempre molto comunque parlare, quindi non so se l'avete capito anche prima nel mio intervento, mi emoziona sempre molto, però ecco, credo che la cosa più importante sia proprio questa, l'amore a 360 gradi. Grazie Silvia. Noi devo dire una cosa, qui stanno andando delle immagini, che cosa dici? Non capisco che dici. La campagna. Questa è la campagna Vegan Beauty, se volete il materiale da distribuire è gratuito, abbiamo adesivi, volantini, tutto, poster, addirittura un signore anziano che è qui, ma non dico dov'è, se no la moglie si potrebbe arrabbiare, aveva chiesto il poster gigante di Loredana Cannata nella campagna Vegan Beauty. Allora, io sono contento di una cosa, Sauro, lo dico anche a te, e vi ringrazio. Qui ci sono Silvia Bianco, Loredana Cannata, che sono personaggi pubblici vegani. Io ho tantissimi amici personaggi pubblici, lo vedete con i nostri spot. Non so, Sauro, se puoi mandare i nostri spot, c'erano alla fine di quel servizio. Noi facciamo campagne con un mio grande amico coetaneo, non ho le sue capacità, che è Rocco Siffredi, siamo tutti e due però abruzzesi, oltre che coetanei del 64. Lui ad esempio è un grande animalista, non è vegetariano, però lo prova a diventare. Io ho una grandissima amica che è Vladimir Luxuria. Vladimir Luxuria è una persona stupenda, è stata la prima persona in Italia, qui c'è uno spot mi sembra con Alessandro Cecchi Paone, Vladimir Luxuria è stata la prima persona in Italia che ha vietato le pellicce a mucca assassina quando non andava di moda negli anni 90, fine anni 80, l'hanno denunciata,
ha perso la causa, perché un locale pubblico non può vietarti di entrare con un abbigliamento. Allora che cosa abbiamo fatto con Vladimir? A Mucca Assassina Vladimir entravano con le pellicce delle troie, scusatemi il termine, però la pelliccia non la potevano lasciare nel guardaroba, se la dovevano tenere tutta la notte con 40 gradi, se volevano ballare, se no se lo lasciavano sul tavolo. E Vladimir, purtroppo, bisogna dirlo, è un'amica, non riesce a essere proprio vegetariana. Abbiamo altri amici come Alessandro Cecchi Paone, come Rita Dalla Chiesa, come abbiamo fatto spot con Veronica Pivetti, con altri, con tantissimi. Con Luca Zingaretti, il commissario Montalbano. Diciamo che a loro gli manca quel quid. Speriamo che personaggi pubblici come Silvia Bianco, come Loredana Cannata, riescano a far capire anche a qui, a Alessandro Cecchi Paone, che il passo successivo è quello di diventare vegetariani o vegani. Perché vedete, in America tutti i testimonial animalisti sono vegani. Io sono stata a una festa della Pite e c'erano, ve l'ho detto all'inizio, Paul McCartney, Stella McCartney, che è l'unica stilista al mondo che fa tutto vegano. Adesso ha aperto un primo negozio, mi sembra, a Lucca. Il suo profumo si vende in tutta Italia, compratelo, aiutiamo una persona vegana. Stella McCartney è nata vegana, da genitori vegani, ha 4 figli anche lei ed è vegana. E Kim Basinger è vegana, Alec Baldwin, l'ex marito di Kim Basinger, è vegano, Jamie Lee Curtis è vegana, ha una figlia vegana, l'attore che ha fatto Babe, maialino coraggioso, non riesco a parlare il nome, quel signore anziano, è vegano. Cioè, Bill Clinton è vegano e anche la figlia è vegana, e Brad Pitt, Johnny Depp, questi sono, dovrebbero essere, mi auguro, vegani, come anche Richard Gere. Insomma, all'estero è più facile, qua in Italia ci sono le mosche bianche, quindi io sono orgoglioso che ci siano persone come Silvia Bianco, come Loredana Cannata. Ad esempio, ci sarà Red Canziani più tardi, alle 17:30, è già qui intorno, sono contento dei Pooh. Ad esempio, noi abbiamo cercato di contattare Jovanotti, non ci siamo riusciti, non ci riusciamo, io non so se è vero che è vegano, vegetariano, che mangia il pesce. Abbiamo cercato di contattare Gianni Morandi, io non so se voi ci avete provato, non ci riusciamo, non so perché, sembra quasi che in Italia occuparsi di animali non sia tanto bello, gratificante. Allora, grazie a Loredana, grazie a Silvia, facciamolo e fatelo tutto voi in prima persona, aiutateci a crescere, perché vedrete che fra 5 anni questo spazio qui non sarà più del Vegan Fest e di Sana, sarà tutto del Vegan Fest. Se avete domande, prendete. C'è qualche domanda? Altrimenti io passerei. C'è. La domanda? Ciao, io sono Bruno Manzini. Quello che volevo fare sia uno spunto di riflessione. Io vorrei che tutte le persone che sono qua, e fra parentesi vedo pochi bambini, mi dispiace, vorrei che quando tornate a casa e trovate i vostri bambini, li portaste a vedere una fattoria didattica, a fargli toccare il naso di una mucca, d'accordo? Poi dopo, quando gli avete fatto toccare il naso di una mucca, magari si è preso anche una leccata e ha sentito la lingua ruvida sulla sua manina, poi dopo presentategli davanti una bistecca e gli dite: quella è la mucca che tu hai accarezzato ieri. Cioè, se dobbiamo fare le cose, facciamole, ma non adesso andiamo a casa e diciamo: sì, va bene, mi sono scaricato la coscienza, come quelli che vanno in chiesa e dicono, si confessano, no? Poi salgono in macchina e diventano degli assassini, se vedono uno sulle strisce lo asfaltano, no? E poi porco di qua, porco di là, che mi hai attraversato mentre passavo io con il mio BMW. Allora facciamole concretamente le cose, loro le fanno, io mi hanno appena messo in invalidità, anche là ci sarebbe da fare una discussione. Da quando mi hanno dato il 100% di invalidità, litigo come un matto con assistenti sociali, comuni, robe, cioè, vabbè. Ma loro le fanno concretamente e dobbiamo farle anche noi. Dai, coraggio. Grazie. Allora, grazie, veniteci a trovare al nostro stand, sì. Fate anche voi qualcosa, allora. Grazie a voi, al Vegan Fest, siete eccezionali. Io volevo ringraziare Loredana, volevo dare a lei una copia della rivista Funny Vegan, che è
il giornale, la rivista ufficiale del Vegan Fest, e poi ti volevo regalare una maglietta di Vegan OK. Giusto, insieme a quella degli animalisti italiani, anche questa. E poi volevo che Loredana dicesse quello che dice sempre, che sostituisce il Go Vegan, che dico sempre io. Il mio motto è Come Vegan, che è un modo per accogliere in qualcosa dove sono già, dove siamo già in tanti e dove bisognerebbe arrivare per fare veramente un mondo migliore. Diventate vegani! Grazie!